The Show. Perché Jason sta trasportando 18 kg d'acqua a piedi per Milano? Cosa avremmo fatto? 100 metri? Più che altro, perché sta dormendo in quelle condizioni? Per rispondere a una domanda ben precisa. Si può fare? Ci siamo chiesti. Si può vivere per una settimana come un bambino africano? Abbiamo scelto un bambino africano come simbolo di tutti quei bambini del sud del mondo costretti a vivere in condizioni di estrema povertà. Quindi, sulla base delle informazioni e delle statistiche sulla vita di questi bambini, abbiamo pianificato dettagliatamente una settimana in cui Jaser avrebbe potuto provare sulla sua pelle quelle terribili condizioni. Ma tutto questo Jaser non lo sapeva. E questa volta non gli abbiamo nemmeno anticipato nulla. Pronto? Ciao Jaser, questa volta non abbiamo nessuna domanda per te. Ah, e cosa devo fare allora? Scoprirai la missione nel momento in cui inizierà. Ti dico solo, domani mattina svegliati presto e tieni d'occhio il telefono perché ti arriverà un messaggio con tutte le indicazioni. Ho capito, ma... Metti la sveglia, ciao. Ok, mi è appena arrivato questo messaggio. Raggiungi via X23 e ricordati, per andare avanti segui The Show. Va bene, facciamolo. Un messaggio poco chiaro, una missione sconosciuta. Sapevo solo dove tutto sarebbe iniziato. Così, ignaro di tutto, ho raggiunto l'indirizzo. Sono arrivato nel posto dove dovevo arrivare. Ok, ho già intuito. Arrivato sul posto, ho trovato una busta e Giovanni del team The Show. Evidentemente in questa missione non avrei potuto filmarmi da solo. Non era un buon segno, ma questa scoperta mi aveva caricato ancora di più. Ciao Jaser, sei pronto a vivere un'esperienza fuori dal tempo e dallo spazio abituale, preparati a tornare bambino. Vabbè, può essere bella questa cosa, ma non un bambino italiano. Stai per diventare un bambino in Africa. Per i prossimi 7 giorni vivrai alle stesse condizioni e rinunce di un bambino africano. Per questa esperienza non ti serve la valigia, rimarrai a Milano per tutto il tempo. Adesso lascia il cellulare in questa cassetta e chiudi la cassetta con il lucchetto. A proposito, non mi sono presentata. Io sono la prima busta, quella di benvenuto. Fanno anche i simpatici. Quindi non mi resta che darti il benvenuto nella tua nuova dimora per i prossimi 7 giorni. In che senso? E questo è l'esatto momento in cui ho scoperto che avrei vissuto dietro quella porta per 7 giorni. E ancora non sapevo dove portava. In che senso questa è la mia nuova dimora? Cioè... Ok, portava a delle cantine. A parte che a me fanno un po' paura le cantine. Non avendo altre indicazioni ho seguito l'intuito. Qua abbiamo The Show, quindi la strada è giusta da questo lato. E gli adesivi The Show che praticamente tappezzavano tutti i cunicoli in cui ero appena sceso. Se fossi qua di notte io avrei paurissima. Fino ad arrivare ad una malconcia porta di legno. Davvero? Abbiamo la busta del mio arrendo, non la aprirò. Qui invece abbiamo altre 3 buste. Qui abbiamo un fornelletto. Io non so come si usi sto coso. La torcia. Questi 3 secchi sarebbero il mio gabinetto? Seriamente? Ma ha messo della carta igienica o qualcosa? Non c'è nulla qua dentro. Sarà una lunga e difficile settimana. Non immagini quanto ingenuo Jaser del passato. Non immagini quanto. Quello che invece immaginavo era che avevo sete. Così ho aperto la prima busta. Non essendoci rubinetti, trovandoti in una zona arida del mondo, dovrai camminare un po' per raggiungere la più vicina fonte di acqua pulita. Esattamente qui, nella zona indicata dalla mappa. La riconosci? Bravo, dovrai raggiungerla, ma a piedi ovviamente. E non lamentarti, sono solo 6 chilometri. All'andata più i 6 al ritorno a casa mia fanno 12 chilometri. Ma effettivamente questa è la distanza media che un bambino africano deve percorrere per procurarsi dell'acqua potabile. PS, se ti stai chiedendo dove mettere l'acqua, la soluzione è sotto i tuoi occhi. Li vedi secchi vuoti? 2 servono per i tuoi bisogni, l'altro puoi usarlo. Quindi avrò soltanto un secchio d'acqua. E qui l'esperienza strategica accumulata in 2 anni di si può fare si è rivelata con uno dei miei colpi di genio. Forse mi conviene anche in realtà riempire 2 secchi, così ho più acqua e uso per i miei bisogni soltanto un secchio. Andiamo a prendere l'acqua. Ciao ciao casetta. Che bello fare in si può fare. Voglio proprio vedermi alla fine come sarà ridotto. Fermo, 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 non spoileriamo troppo, ci arriveremo. Era il primo giorno e come avete visto avevo iniziato la missione con entusiasmo. La stavo affrontando come ho sempre affrontato tutti si può fare, come un gioco. Certo, camminare 6 km è stancante, ma io ero pieno di energie e di cibo dal giorno prima. E pensandoci ero anche fortunato. Nel senso, un bambino africano non avrebbe avuto nemmeno la comodità di camminare su una strada asfaltata. Ho affrontato questo primo percorso con spensieratezza, forse troppa. Siamo in Duomo. Portiamoci a casa questi secchi d'acqua. Arrivato in Piazza Duomo, ho subito raggiunto il punto indicato sulla mappa. Quindi ho setacciato tutta la zona finché non l'ho trovata. L'ennesima busta rossa The Show. Acqua potabile.
Sei arrivato a destinazione, ma per la preziosa acqua dovrai prendere un'altra direzione. Ma come? Non preoccuparti, quello che cerchi è vicinissimo. La soluzione è nel nome. Pure gli indovinelli si erano messi a scrivere. Sembrava di stare in una gigantesca escape room. Che forza! Questo era quello che pensavo. Povero ingenuo illuso geyser del passato. Nel nome di chi? Nel nome mio? Geyser? No. Ma nel nome di chi? Acqua potabile. Ah, potabile, potare. Devo tagliare le piante. No. Pota. I bergamaschi non c'entrano ed evidentemente non sono così forte con gli indovinelli. Così ho cercato aiuto nei passanti. Nel nome potrebbe essere The Show, no? The Show, teatro alla Scala, spettacolo. Però secondo me stiamo andando troppo. È vicinissimo, ok. Ah, Piazza Fontana. Ah, arrivato in Piazza Fontana, ho trovato una fontana con l'ennesimo adesivo The Show. E ho potuto riempire i miei secchi. Questo secchio è da 9 litri. Inizia a essere pesantuccio. Sì, raga, ma pesa. Forse mi conviene anche in realtà riempire due secchi, così ho più acqua. Beh, dai, almeno in questo modo avrei potuto razionare l'acqua e farla durare ben più di un giorno. Già solo a sollevarli sto facendo fatica. Tanta fatica. Ma c'è già un moscerino dentro. Ma che schifo. Arriverò a casa che sarà putrida. Effettivamente uno dei problemi durante il trasporto dell'acqua in Africa è proprio proteggerla da tutto ciò che potrebbe contaminarla. Così, facendo molta attenzione, ho continuato il mio faticoso cammino verso casa. Fermi un attimo, pausa. Per poco. Stavo già morendo di caldo, devo fare un attimo un cambio. Cosa avremmo fatto? 100 metri? Porca voglia. Io credo che siamo quasi a metà. E da questo momento in poi è stato un susseguirsi di dolori. Inizio a sentire male qua. Strade sbagliate. Per Lodi, è giusto giù qua in fondo? No. Sto andando alla parte opposta. Importanti scoperte. Inizio anche a puzzare. Un po'. Bevute. Altri dolori. Altre bevute. Momenti di sconforto. Fammi riposare due minuti. Tragedie. No. E mi era andata anche bene. In Africa l'acqua persa durante il trasporto è molta di più di quella che avevo appena sprecato io. Così come di più la fatica su percorsi che spesso sono sterrati e sotto il sole cocente. Sono distrutto a livello di muscoli. Forse mi conviene anche in realtà riempire due secchi, così ho più acqua. Posso chiedermi che ore sono? 2:30. Mizzega, 2:30. E in effetti inizio anche ad avere fame. Adesso capisco perché. La missione era appena iniziata, ma avevo impiegato già 4 ore in una sola attività. Recuperare l'acqua, che solitamente mi impiega 10 secondi scarsi. Basta che apro il rubinetto. Praticamente sta già tramontando il sole. E non avevo ancora idea di cosa avrei dovuto fare per mangiare. Sempre che fosse previsto mangiare. Gli ultimi 100 metri. Ero affamato e sudato fradicio. Penso di non aver mai provato un dolore così intenso alle spalle. Ma non importa. Perché dopo circa 5 ore ero finalmente arrivato a casa. Adesso la prima cosa che farò è organizzazione. Oh mannaggia, si è spenta la luce, come si accende? L'organizzazione del resto della giornata. Allora facciamo che questo è il secchio dell'acqua che posso bere. Questo secchio qua invece che c'è meno acqua sarà l'acqua di scorta. L'acqua che mi servirà per tutte le altre cose. Ovviamente dopo aver sbrigato le faccende più importanti. Lasciamolo qua nell'angolo più lontano possibile da dove dormirò, perché che schifo. L'ora di pranzo era passata ormai da un pezzo e io non avevo nemmeno fatto colazione. Era il momento di aprire la seconda busta. Hai fame? Sì. Abbiamo un'altra mappa e la cosa non mi piace per niente. Dopo tutta questa fatica sarai affamato. E lo so, ti comprendo. Ma la giornata è appena iniziata. Appena iniziata? Siamo a metà pomeriggio. Lo sapevi che i bambini africani sono direttamente coinvolti nel sostentamento della famiglia? Raggiungi la zona indicata sulla mappa per scoprire il lavoro che ti aspetta. Come il lavoro? In che senso? Sì, no, l'idea che siamo neanche a metà della prima giornata un po' mi fa venire male. La mappa mi indicava il luogo in cui avrei dovuto lavorare. Fortunatamente era vicino. Così, seppur distrutto dalla passeggiata mattutina, ho raggiunto la zona in poco tempo. Poi, guardandomi intorno, sono stato assalito da un terribile sospetto. Io spero solo che non dobbiamo avere a che fare con i pernuti. Vi farà ridere, ma sì, ho paura delle galline. So che non ha senso, so che secondo tutto il mondo sono innocue, ma che vi devo dire? Fin da piccolo ho fobia nei confronti degli uccelli. Sì, ma che razza di strada è sta qua? Dove stiamo andando? Ecco, appunto. Praticamente stavo affrontando il mio peggior incubo. È pieno di galline qua. No, sono libere poi? Un sentiero che non sapevo dove mi avrebbe portato, circondato da galli e galline. Non possono saltare fuori all'improvviso, vero? Chi è stato? No.
Sono parecchio agitato. Siamo in una zona con le galline. Io una... No, 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 no. L'ennesimo adesivo dei show si trovava su un recinto. Un recinto identico ad uno dei tanti in cui avevo visto scorrazzare delle galline. Non mi restava che farmi coraggio e varcare le soglie degli inferi. No, sono troppo vicine, dammi qualcosa da lanciare. Mi tremano le gambe, giuro. No, no, no. Oh, raga, no, guarda lì quante, no, lì sono troppe, cacciatevi. Ok, rivedendo le immagini effettivamente sembro scemo. Ma vi assicuro che in quel momento stavo provando del terrore puro. Se avete una paura e vi siete mai ritrovati ad affrontarla faccia a faccia, capite perfettamente di cosa sto parlando. Qui c'è un adesivo, là c'è l'altro adesivo. Dovevo solo seguire il percorso, evitando gli attacchi del nemico. Qui sotto ci sono? No, mi hanno bloccato, mi hanno circondato, mi hanno circondato. Vedi come fanno? Eccole lì, ti fregano. Dov'è l'altro adesivo? Se non lo vedo. Ma lei lo aveva visto e faceva da guardia. Ok, forse sto un po' esagerando. A volte mi capita che di notte faccio dei sogni e sogno di essere un... Il sogno di essere un recinto con le galline. E questo è uno dei miei incubi. La mia paura dei pennuti però non aveva nulla a che vedere con la sfida. È là la busta. No, come ci arriva la busta? Quindi non potevo lasciare che ne influenzasse il risultato. È ora di lavorare. Lo sapevi che in Kenya piove quasi come nei Paesi Bassi, ma solo 2-3 volte l'anno? Avere pozzi ma scavare anche buche più o meno grandi è importante per stoccare più acque possibili nei giorni di pioggia. Prendi la pala e scava una buca per raccogliere più acqua possibile. Dai, allora scavo una buca qua. Ebbene sì, in Africa i bambini contribuiscono alla vita familiare. Per esempio aiutando i genitori in piccole faccende agricole, spesso molto faticose. E io avrei fatto lo stesso. No, 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 no. Cameraman, lasciateli stare, non... Noi non siamo qui. Però voi vedo che vi muovete. Ma prima dovevo sgomberare la zona di lavoro. Non farle venire qua, perché le fai venire qua? Andate via, dai, andate di là. Show, show, show. Perché non se ne vanno? Ragazze, stiamo lavorando. Se gentilmente vi spostate, grazie. Non era difficile. La diplomazia funziona sempre. E con l'energia rimasta dopo 12 km percorsi e 18 kg d'acqua trasportati, ero pronto per lavorare. È stato da subito chiaro cosa avrebbe caratterizzato questa giornata di lavoro. L'odore. Che puzza che c'è qua dentro, raga. La fatica. È faticosissimo. I moscerini. Ci sono sti dannati moscerini. L'inconsapevolezza di quale fosse il mio destino. Non ho idea però di quanto devo scavare. L'ho trovata! Ma quindi The Show avevano scavato la buca prima di te per metterci la busta? Dai, anche loro hanno fatto fatica. No. Alessandro ha gettato la busta nella buca dopo un'ora che stavo scavando. Secondo te mi ero messo a scavare una buca per metterci la busta, scusa. Non importa. Importa solo che finalmente stavo per mangiare. Abbiamo una chiave? Bravo! No. O forse no. Nel capanno troverai il cibo. Questa è la chiave per accedervi. Eccolo là, il capanno. Qua c'è l'adesivo. Ah, è lì. Era finalmente il momento di godermi il mio pranzo. Grazie che mi hai dato la carta igienica. Un accendino, buon appetito. Io sono la busta che ti avverte che forse abbiamo messo qualcosa finora. Un bambino africano in media deve camminare 4 km per raggiungere il mercato e comprare il cibo. Ci vediamo nel punto indicato con la X sulla mappa. La conseguenza di 5 ore di fatica per recuperare l'acqua, seguita da 2 ore di lavoro per meritarmi il cibo, era questa. 6 km di là il pozzo, 4 km dall'altra parte il coso per mangiare. Tutto nelle stesse zone facciamo, no? Stavo sbroccando. Vabbè, andiamo. 40 minuti, 45 minuti ce la faccio. Sì! Sono riuscito in maniera super dignitosa. Ok, è ufficiale. Non ho superato la paura per le galline. Inizio ad essere davvero tanto stanco. Mi fanno male i piedi, le spalle. Dobbiamo fare questa salita. Spero che sia una buona razione, se no non ce la faccio. 200-300 metri siamo arrivati. Siamo a metà strada. Ma come a metà? Evidentemente a causa della fatica accumulata il mio passo era decisamente più lento del solito. Il posto è questo qua. Qua è l'adesivo, allora è qua dentro. Buonasera. Salve. Sei arrivato al posto giusto. Mi hanno lasciato qualcosa da mangiare in teoria. Da mangiare no. Ok, che cosa ti hanno lasciato allora? Lasciare questo per te, devo consegnarlo. Non mi hanno lasciato una pizza o qualcosa? Pizza no. Ah, va bene, buon lavoro.
Buon appetito, per davvero. Dovrai regolarti da solo con la porzione. Ma ricorda, fame e malnutrizione causano quasi la metà delle morti infantili in Africa. Inzega. La porzione dovrà bastarti per tutti i pasti. I bambini in Africa infatti spesso fanno solo un pasto al giorno. Sono 80 grammi di riso. Ma 80 grammi comunque per un pasto non è così tanto. Solitamente ne mangio il doppio in uno dei 4 pasti che faccio giornalmente. Ma quella quantità rappresentava la quantità calorica che un bambino africano ha a disposizione giornalmente. Quando è fortunato. Andiamo a casa che ho famissima, non ce la faccio più. Così, con il mio modesto bottino, con 22 km sulle gambe, 18 kg d'acqua sulle spalle, 2 ore di pala sulla schiena, 0 kcal sullo stomaco, sono tornato alla base, distrutto. Dopo essermi igienizzato le mani, ho usato le ultime energie per mettere l'acqua a bollire e dare una pulita alla zona in cui avrei mangiato e dormito. Poco da fare, avrei mangiato e dormito nella polvere. Purtroppo questa è un'altra condizione che vivono quotidianamente molti bambini africani. Nell'attesa che l'acqua bollisse, mi sono seduto. Nella giornata di oggi io semplicemente ho preso l'acqua, preso da mangiare. Non impieghi una giornata per fare queste due cose solitamente. E sono distrutto. Più che altro è che... cosa volevo dire? Non mi ricordo. Iniziavano anche i primi segni di cedimento mentale. Bolli, bolli, bolli. Giudicare da quello che vedo, sono disidratato. Ovviamente non era lo stesso secchio. Non riesco a connettere il cervello. L'attesa è stata davvero impegnativa dal punto di vista psicologico. Alternavo momenti di immotivata euforia a momenti di totale sconforto. Ho un male qua dietro tremendo. Mi stavo piano piano allontanando dall'idea del gioco, della sfida, per avvicinarmi a comprendere il vero senso di questa esperienza. No, neanche lavati i denti oggi, e non potrò lavarmi i denti. No, raga, non ci voglio credere. E invece credici, perché l'inaccessibilità ai mezzi che garantiscono una corretta igiene personale è un altro problema con cui i bambini africani devono presto imparare a convivere. Sta iniziando a bollire! Vai che ci siamo quasi, tu. Ci siamo quasi, tu ci siamo quasi. Quindi versiamo, aspetta un secondo. Quando l'acqua bolle si dovrebbe mettere il sale. Il sale è un bene prezioso in tantissime parti del mondo. E un bene prezioso non è alla portata di un bambino africano. Né il sale né un goccio d'olio sarà immangiabile. Problema, non ho un timer. Mi è venuto a calcolare mentalmente 10 minuti da ora. Ce la faccio più. Voglio andare a casa. No. Ora che avevo tempo per pensare, ogni considerazione si trasformava in ansia per i giorni successivi. Ogni giorno si mangia riso? No, così non è proprio fattibile vivere in questa maniera. Cioè non è possibile che un bambino vive così, dai. Dopo 10 minuti, o meglio, dopo quelli che avevo mentalmente calcolato essere 10 minuti, il riso era pronto per essere scolato nel mio water. E non avevo altro. Raga, non sa di nulla. Fa schifo. Questo è il nostro riso. E finalmente potevo ingerire qualcosa. Non avevo le posate, ok, ma molte culture prevedono l'uso delle mani per mangiare. E comunque io avevo l'igienizzante. Fa davvero, davvero schifo. Ma ho talmente fame come sembra buono. Finire di mangiare non mi aveva saziato. Ho ancora fame. Ma almeno significava che il primo giorno era finito. Hai sonno? Sì, è la risposta. Forse non ci hai fatto caso, ma quei bellissimi cartoni all'ingresso sono il tuo letto. L'avevo intuito. È un piccolo regalo che ti faccio, evitando di farti dormire sulla pietra nuda. Wow, grazie mille. Ma tanto ormai siamo rimasti solo io e te. Possiamo fare un piccolo strappetto alla regola. Puoi coprirti con il sacco a pelo. PS, buonanotte e sogni d'Africa. Ma non c'è un sacco a pelo? Oddio, questa è una cosa bellissima! Una notizia bella, meno male! Una... No, dai! Sì, ma dovete dirmelo, non so neanche dov'è la torcia! Non vedo niente! Sul momento mi sono giustamente lamentato, ma effettivamente mi era andata fin troppo bene. La luce artificiale era servita fino a quel momento ai fini del video, ma un bambino africano non sempre ha accesso stabile all'illuminazione e all'elettricità. Dai, rimaniamo fedeli, soffermiamoci sul fatto che ho un bel saccapelo. Ma mi state chiudendo dentro? Ah no, aspetta un attimo, non chiudetemi dentro, cioè... Qua mi hanno lasciato una busta. La notte è un momento pericoloso per un bambino africano. Meglio stare a casa. Tranquillo, ti abbiamo chiuso dentro. Sogni d'oro. Ale! La luce poi si pure spenta. Non è che posso fare tanto. Pensiamo alle cose positive.
Questa giornata è finita. Buonanotte. E ne mancano 6. No. Come fai a fare 6 giorni così? Come fai a fare tutta la vita così? Le condizioni erano così pessime che Ale è venuto a controllare che andasse tutto bene nel cuore della notte. Dormivi, ottimo. Dormivo è un parolone. Ho perso il conto di quante volte mi sono svegliato quella notte. Mannaggia, devo fare pipì. Oh, che schifo dentro. Ogni tot ci sono un po' di rumori. Ecco, sentite che casino. Ho anche un po' di mal di gola. Basta, non ce la faccio più. Devo fare pipì pure. Ah, il collo, che male. Mamma mia, quanto puzza sta giacca. Rientrate in camera così perché inizia una nuova giornata. Non ce la faccio. Come hai dormito? Male. Pensavo che la notte avrebbe alleviato la mia stanchezza. Invece mi sentivo più stanco di quando ero andato a dormire. Davvero tantissima fame. Provo forse per alzarmi. Puzzo da far schifo. Ringrazio il cielo che avendo mangiato poco non mi scappa la cacca. Meno male, perché farlo in quel secchio è una delle... Porca boia. Penso che ufficialmente inizia la seconda giornata. 2 buste. Hai fame, hai sete. Sono sempre io, la busta che ti dice che hai sete. Ottimo, le regole le conosci. Torna al punto X di ieri e potrai rifornirti d'acqua. Eh no, io sono stato furbo. L'acqua ce l'ho. Il mio piano stava funzionando. Razionandola nel modo giusto, l'acqua mi sarebbe bastata per tutta la settimana, evitandomi così 12 km giornalieri. Allora andiamo con la busta. Hai fame. L'orto ti aspetta per un nuovo affaticante lavoro quotidiano. E dopo si mangia. Ma... l'orto non è dove sono stato ieri. Quello era un pollaio. L'orto è un'altra cosa, vero? No. Non ho neanche le forze per... Guarda. E come il primo giorno ho dovuto affrontare le galline. Oh, questo è immenso, eh. La puzza. Oddio, sto odore mi sta uccidendo. E nuovamente le galline. No, dai, sono tutti lì. Shock! Aspetta, aspetta, sono tutti... aspetta. Palle! Sì, vabbè, dai però! Vieni da piangere. Ricordi la buca che hai scavato ieri? È il momento di riempirla. Pensi sia inutile? Hai ragione. Ma ormai dovresti aver capito che questa settimana stai vivendo una metafora. In Africa i bambini contribuiscono ai lavori agricoli e questa buca è una rappresentazione, forse anche meno faticosa. E infatti stavo finalmente iniziando a capire. Le azioni richieste dalle buste erano soltanto una rappresentazione di ciò che un bambino del sud del mondo è costretto ad affrontare ogni giorno. Ma la fame, la fatica e il malessere psicologico che stavo provando erano reali. Riempire è un po' meno faticoso di fare la buca. Sento lo stomaco che si sta tutto quanto contorcendo su se stesso. Guarda qua, finito il mio cibo. Finisci il tuo lavoro. Più semplice riempire che scavare, vero? Effettivamente l'ho detto. Un bambino africano lavora per parecchio più tempo. Tranquillo, non sarai da meno. Scava un'altra buca. Nello stesso punto posso, almeno devo cambiare punto. Ah, dimenticavo, in un altro punto, lì sarebbe troppo facile. Io e Alessandra abbiamo girato così tanti si può fare che ormai prevede quello che dirò. Inquietante. Come facciamo a essere così in simbiosi? Ero stremato, mi girava la testa, avevo nello stomaco solo la scarsa porzione di riso della sera prima. Non riuscivo più a ragionare, andavo avanti solo perché grazie a quello sforzo avrei presto mangiato qualcosa. Una forza. Proprio quando ero sull'orlo dello svenimento. Sì, l'ho fatta. Pranzo guadagnato. Vuol dire che siamo alla fine. Anche oggi hai guadagnato il tuo pasto. Anche oggi ti aspettano i tuoi 4 km di cammino. Segui la mappa, segui the show. Ce la faccio più. La strada era diversa, ma la distanza era la stessa. Non camminavo più come il giorno prima con l'entusiasmo di chi partecipa a un gioco. Mi trascinavo, stanco, sudato e affamato. L'assenza di cibo iniziava a farsi sentire, oltre che nello stomaco, anche e soprattutto nella testa. Sì, non riesco neanche a connettere il... cervello, cioè quello che penso con quello che dico. Siamo arrivati. Fortunatamente la mappa indicava un luogo che conoscevo bene. Il mitico e unico Stefano. Vengo sempre qua a farmi capelli e barba. Salve. Un poco per te. Grazie. No, sono stanco morto. Proprio l'aspetto di una persona ricordata. Abbiamo il cibo. Temo che non mi sazierà sta porzione. La mia spera.
Mi sta per venire un attacco isterico. Buon appetito. Ecco il tuo pranzo. Non c'è nulla. Perché? Semplice. La dieta di un bambino in un territorio che fa fronte a continui periodi di magra carestia non è mai regolare. Puoi iniziare a familiarizzare con il digiuno. Io fino a domani non posso mangiare. Non so cosa dire. Non so proprio cosa... Non è che posso fare altro. Torno a casa, mi deprimo. Cosa devo fare? Sento lo stomaco proprio che si contorce. E ho la nausea. Si può fare così però. Direi quasi da piangere. E così, demoralizzato e a stomaco vuoto, ho imboccato la via del ritorno verso casa. Cesar, tutto bene? Tanto ormai la strada la so. La luce che si spegne. Un problema che sembrava insormontabile il primo giorno. Oh mannaggia, si è spenta la luce, come si accende? Solo dopo 24 ore di questa esperienza non era più un motivo di preoccupazione. Dai, ma che cazzo è successo? I miei secchi d'acqua e tutta la fatica che mi erano costati erano pieni di melma. Seriamente? Dai. Ah, imprevisto. L'accesso all'acqua potabile in Africa non è garantito e spesso i bambini hanno a che fare con acqua sporca o contaminata. Esattamente quello che è successo all'acqua che avevi lasciato incustodita, che ora non è più potabile. Se ne vuoi dell'altra, sai come fare. 6 km all'andata, 6 km al ritorno. L'ultima volta che ho bevuto un sorso d'acqua è stato stamattina. Posso neanche farla bollire e decontaminarla. Questa è proprio... No, è imbevibile. Io mi sento svenire. Io voglio solo dormire. Però se mi metto a dormire ora, diventa notte, non posso più uscire. Poi non è solo l'acqua il problema. Il problema è anche l'idea che domani devo tornare nel pollaio. No, non ho più forze. Cioè, mi sento in colpa ad arrendermi, è quello il fatto. Dovevo capire cosa fare. Così, seduto per terra, sporco, privato di tutte le mie energie fisiche e mentali, ho preso la mia decisione. A metà del secondo giorno, su 7, mi sono arreso. Mi arrendo. Ed eccoci qui, alla fine del percorso. Un po' anticipata questa fine. Eravamo sicuri che non saresti arrivato al termine dei 7 giorni. Ma speriamo comunque che questa esperienza ti abbia lasciato qualcosa. E se quel qualcosa non è una risposta, ma un bel mucchio di domande, significa che sei sulla strada giusta. Grazie per aver donato il tuo tempo, Jaser. PS. Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme. Proverbio kenyota. Posso tornare alla vita normale? Abbiamo fallito, ma è finita. Mamma mia. Sì, voglio andare a casa, non ce la faccio più. È stato tremendo. Vivere una settimana così è impossibile. Sì, vivere una settimana così è impossibile. Eppure c'è chi così vive una vita intera. L'estrema fatica necessaria per compiere azioni quotidiane, come procurarsi da bere, una sensazione di fame mai provata prima, ma soprattutto la condizione di ansia ed estrema incertezza in cui sono precipitato in pochissimo tempo, mi hanno portato ad arrendermi. Purtroppo, per questi bambini, non esiste nessuna busta arrenditi. Quando ho realizzato che potevo finalmente mangiare e tornare a tutti quanti i miei comfort, ho provato una sensazione di sollievo e felicità. Ho capito l'importanza di tutte quelle piccole cose che ho sempre dato per scontate, come un letto o l'olio per condire il riso. E non ho potuto fare a meno di sentirmi in colpa per questa mia felicità, di pensare che non c'era nulla che potevo fare per cambiare la situazione. E invece c'è qualcosa che possiamo fare, e sapete benissimo tutti quanti di cosa sto parlando. Lo sapete, ne avete sentito parlare, avete un amico che lo fa da anni, ma non avete mai trovato il modo e il tempo per farlo. Bastano 80 centesimi al giorno. Adottare un bambino a distanza con Unref o Save the Children o una qualsiasi altra associazione autorevole significa garantirgli un futuro diverso dall'incubo di cui io ho avuto solo un piccolo assaggio. Adozione a distanza significa nutrizione, cure mediche, scuola, lavoro. 80 centesimi al giorno. Se fossimo tra boomer vi direi è meno di un caffè al giorno. Però per capirci meglio è meno di quanto spendiamo effettivamente ogni mese per guardare le nostre serie TV preferite con un qualsiasi abbonamento streaming. A questo punto sta a voi. Noi in descrizione vi lasciamo dei link a delle associazioni affidabili con cui poter adottare un bambino a distanza. Questa non è una collaborazione, non starò qui a provare a convincervi.
servi, anche perché spero sia bastato mostrarvi l'esperienza tremenda che ho appena vissuto. In conclusione, vivere una settimana come un bambino africano si può fare? No, ed è responsabilità di tutti impegnarci affinché nessuno sia costretto a farlo. Questo insolito episodio di Si può fare è terminato, quindi lasciate un like perché 100.000 like e Jaser tornerà con una nuovissima missione. Fateci sapere qui sotto nei commenti se adotterete un bambino e cosa ne pensate di questo esperimento. A questo giro non ci interessa nemmeno che ci seguiate su Instagram. Se adottate un bambino a distanza potete non seguirci su Instagram, però dovete iscrivervi al nostro canale. Iscrivetevi al nostro canale cliccando qui. Vi abbiamo già detto di adottare un bambino a distanza. Dai raga, ciao.